Eccoci qui con Dino Paternostro, giornalista e sindacalista e collega di Cosmo Di Carlo. Ci vuole lasciare una dichiarazione per tale perdita? Ma oggi è una giornata molto triste per me personalmente, che conoscevo Cosimo da tantissimi anni ed eravamo legati da una solidissima amicizia. Ma un giorno triste credo per Corleone e la Sicilia, cioè che hanno perso una persona straordinaria, cioè una persona molto legata alla nostra città, alla terra di Sicilia. Una Sicilia, una Corleone che lui sognava libera dalla mafia, libera dal sopruso e per questo si batteva, cioè tutti i giorni, pagando dico, anche dei prezzi in tutti questi anni. Li abbiamo pagati insieme, però sempre insieme, dico, a testa alta, cioè lui insieme dico, a tutti noi ha fatto un percorso insegnando ecco, a Corleone, alla Sicilia, a guardare in faccia le persone, a non chinare dico, mai la testa, ad essere, a rivendicare dico, con grande forza cioè la libertà, la democrazia, la dignità. Ci vuole raccontare un episodio, un qualcosa che riguarda la vita comunque del signor Di Carlo? Ma lui era una persona straordinariamente estroversa. La sua vita era infarcita di battute, tutta una più simpatica dell'altra. Io poco fa dico, immaginavo, no? Cosa potrebbe scrivere lui del suo funerale. Probabilmente scriverebbe dico, nel suo stile, ecco, finalmente sono morto e tutti i giornali parlano di me, ci sono tante foto, come sono contento, come sono felice. Lui era capace dico, di ridere dico, pure su se stesso. Lo voglio ricordare così, cioè con allegria. Ciao Cosimo. Oggi a Corleone è una tristissima giornata perché se ne va un pezzo di storia della nostra Corleone, la Corleone onesta, la Corleone lavoratrice, la Corleone della legalità. Cosmo è stato uno stimatissimo giornalista e anche uno stimato storico. È stato anche un amministratore di questa città, quindi lui capiva perfettamente le difficoltà che tutti noi amministratori abbiamo nel poter, come dire, perseguire l'intento di, nonostante la crisi e nonostante i tagli, poter affrontare, diciamo, questo peso che è quello di metterci la faccia ogni giorno. Lui era una persona molto speciale, una persona che ha dato un contributo forte a questa città in termini di persona, in termini di giornalista, in termini di storico, ma soprattutto anche di amministratore. Era un tempo in cui ancora non si parlava a chiare lettere di mafia, come lo facciamo oggi, ma lui già dava l'esempio di un'apertura, di una rivoluzione culturale in questa città. Quindi anche lui ha aperto le porte a una Corleone nuova, una Corleone intellettuale, una Corleone della cultura. Quindi io mi sento in dovere, a nome di tutti i cittadini di Corleone, di dire grazie a Cosmo, di ricordarlo sempre e sicuramente nei periodi che verranno, penseremo di intitolare uno spazio proprio a lui. Cosmo Di Carlo, un simbolo del giornalismo italiano che lotta, ha dato anche un concreto contributo lavorando all'ASP di Corleone. Antonio Candela, direttore dell'ASP di Palermo, oggi ci dà una sua opinione. Quando qualcuno scompare, in genere si dice sempre che era il migliore. In questo caso non c'è nessuna retorica. Cosmo era una persona che conoscevamo benissimo, Pino Maniaci sa bene, ma più volte quando Cosmo è stato la penultima volta ricordato a Villa delle Ginestre, a che punto di Pino Maniaci, era molto contento, vi posso testimoniare che ogni qualvolta si parlava di raccontare le notizie, nuovamente aveva quella forza, con una brutta malattia ha sempre combattuto come un leone, ha scritto la Corleone violenta. Ricordiamo, pochi hanno ricordato che 13 anni fa è stato vittima anche
di un attentato, gli hanno bruciato una casa proprio per questa sua per il fatto che non guardava in faccia nessuno quando doveva raccontare i fatti. Non si è lasciato intimidire, nonostante diciamo anche questa brutta esperienza. Quindi, per quanto mi riguarda, una persona sicuramente ad esempio, un dipendente anche della nostra azienda che ha lavorato, lo faceva anche con grande passione, quindi non possiamo che ricordarlo per quello che e sarà sempre insieme a noi. Ecco. Cosa ne pensa dello stile giornalistico di Cosmo? Cosmo era una persona semplice, elegante, faceva giornalismo con grande semplicità. Ricordiamo che non amava i clamori, non amava essere il primo della classe, non si metteva in mostra. Ricordo tutti anche gli ultimi articoli che ha scritto, li faceva sempre con un profilo basso, ma con grande con una capacità anche di raccontare i fatti con parole semplici. Una persona semplice, un giornalista che riusciva a trovare le parole semplici per farsi capire da tutti. Quindi un giornalista di tutti. Spostandoci nell'azienda ospedaliera nella quale lui lavorava, che ricordo ha nel suo ambiente lavorativo? Ma nell'ambiente lavorativo Cosmo ricordo che aveva delle grandissime intuizioni. Il ricordo è quello che l'uomo voleva sempre strutturare il lavoro con anche scelte specifiche, quindi sicuramente ha lasciato un ricordo di una persona che voleva cambiare, voleva anche lottare la burocrazia, ma lo voleva fare in maniera vera, non a parole. Ecco. Quello che ci tengo a dire è che Cosmo non amava le parole, ma i fatti. E questo è importante. In un momento in cui tutti quanti sono dei bravi oratori, lui sempre con il fare. Ricordo anche delle bellissime intuizioni che ha avuto all'interno del nostro stretto di Leone. Sulla sburocratizzazione, questo diciamo è sicuramente un fatto. Ricordiamo però che questa brutta malattia lo aveva colpito e lui lottava tantissimo. Ricordo ancora una conversazione che abbiamo avuto a Villa delle Ginestre, che è stata la sua penultima tappa. Poi è ritornato all'ospedale di Corleone, ma ogni volta, credetemi, gli si accendevano quegli occhi come fari quando cominciava a parlare del suo lavoro. E di questo ne sono testimone. Mi è reputo una persona fortunata perché ho conosciuto una persona straordinaria. Ecco. Ci vuole raccontare un aneddoto circa la sua esperienza lavorativa all'ASP? Sì, un aneddoto era quello sempre che Cosmo mi diceva di non avere paura. Un aneddoto era quello sempre di dire appunto che nel suo passato aveva subito anche lui delle intimidazioni, aveva anche, come dire, gli avevano messo paura e lui diceva sempre Antonio, devi andare avanti, dobbiamo andare avanti e mi raccontava appunto che con la forza della penna, mi diceva sempre sempre scrivere, sono sempre libero. E l'aneddoto che posso raccontarti è quello che lui mi diceva, un giorno mi ha raccontato, vedi, la libertà è quella che mi consente di poter scrivere quello che voglio, e mi raccontava gli anni appunto di Corleone, quelli bui, quelli di 10 anni fa, laddove lui si reputava un freelance a tutti gli effetti.